Bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati nella rubrica Trailer in Uscita, una rubrica che non spolvero da tantissimo tempo, ma ci sono trailer che mi piacciono di più, trailer che mi piacciono di meno, ma qua siamo anche in un'altra rubrica, la rubrica Tartarughe Ninja. Sapete che è una rubrica che tengo particolarmente a curare. In questo periodo sto parlando dei fumetti della IDW, ho parlato del film animato Rise of the TMT che concludeva la serie del 2018, qua invece parliamo di un vero e proprio film di animazione indipendente dalle serie televisive, come poteva essere stato TMT del 2007 e sempre prodotto da Paramount Pictures e prodotto o scritto anche, non ricordo, da Seth Rogen. Seth Rogen, per chi non lo sapesse, è l'autore, il folle autore di Sausage Party, un altro film animato scritto davvero bene al di là dei contenuti fuori di testa, ma è anche autore di The Boys, la serie televisiva. Non so se è ancora al timone, ma sicuramente nella prima stagione era parte degli sceneggiatori, quindi ho una grande fiducia da questo punto di vista su quello che potrebbe fare con le Tartarughe Ninja. Io il trailer l'ho già visto, quindi questa non è una reazione a caldo. La reazione a caldo l'ho fatta ieri in live sul mio canale Twitch. Per chi ci fosse stato avrà notato che c'è stato qualche piccolo problema proprio di buffering, quindi ci tengo a riguardare insieme a voi il trailer, che chiaramente non sarà una reazione di una prima visione, quindi lo guardiamo insieme, ve lo faccio scorrere dall'inizio alla fine, sono 1 minuto e 59 circa, e poi lo analizzeremo, quindi andremo ad analizzare tutte le citazioni, tutte le strizzate d'occhio che ho trovato che possono far impazzire un fan di vecchia data come me. Io ero abbastanza titubante per questo film e mi hanno comprato con la prima nota, maledetti, mi hanno comprato con la prima nota, che è la versione lenta di della vecchia sigla originale del cartone animato dell'87. Bellissimo. Sono proprio bimbi, e mi piace questa cosa. Quante citazioni. Ho notato tantissime. Splinter anni 70. No. Questa scena è stupenda. Agosto, ragazzi, ci vediamo al cinema ad agosto. Ma andiamo ad analizzare molto lentamente il trailer di nuovo. Allora, non ho voluto interrompere, però adesso lo guardiamo bene. Allora, come dicevo, già con la prima nota c'è una citazione alla sigla del cartone animato del 1987 dal titolo omonimo Teenage Mutant Ninja Turtles. La potete trovare ovunque adesso, più che quando eravamo bambini, perché quando eravamo bambini c'era la sigla italiana, ovviamente, ma anche nel cartone animato c'era la versione strumentale di questa sigla, e quindi noi abbiamo nelle orecchie il motivetto. Così. E qua c'è una versione molto lenta, molto ballad, che io adoro. Non è la prima volta che la sento in questa versione e mi ha molto colpito. Innanzitutto mi piace il campo lungo su Manhattan, perché cita esattamente come si è aperto il film del 1990, tra l'altro Manhattan di notte, giustamente perché sono ninja, sono mutanti, non devono essere visti, devono agire nell'ombra, quindi mi piace che ci facciano subito capire il tono del film, quindi è per giovani, adolescenti, è per bambini, ma è anche per adulti, perché comunque
c'è questo clima, no? Questa atmosfera notturna che fa capire che è un film fruibile anche da tutti, e questa cosa mi è piaciuta molto. Oltre a citare il primo film del 1990, cita anche la prima scena d'apertura del cartone animato Tartaruga Ninja del 2012, dove appunto si apre con una Manhattan disegnata per poi diventare in CGI. Ecco, anche qua la tecnica di animazione che strizza ovviamente l'occhio alla versione, alla casa cinematografica della Sony con Into the Spider-Verse, anche perché dopo aver vinto l'Oscar come miglior film di animazione, chiaramente tutti tendono a questo nuovo stile di animazione. Ora non so se hanno usato la stessa tecnica di Into the Spider-Verse, che vi ricordo era CGI e poi ci hanno disegnato sopra, oppure è qualcosa di diverso ma che raggiunge più o meno un risultato molto simile. Non mi interessa, onestamente, è un risultato che mi piace, ci tengo a dirlo, perché non credevo che mi sarebbe piaciuto guardando le prime foto. Mi sembrava tutto molto molliccio, tutto molto troppo per bambini nei disegni, anche il design delle Tartarughe Ninja. Invece nel trailer funziona tantissimo. Andiamo avanti. Dall'eterno adolescente Seth Rogen. Questa cosa mi piace un sacco. Ci tiene subito Seth Rogen a dirci che ha rispettato la mitologia, la lore delle Tartarughe Ninja, e c'è anche il giochino di parole in inglese: From the Eternal Teenager, quindi come Teenage Mutant Ninja Turtles, Seth Rogen. Questa cosa mi è piaciuta molto. Anche nel font, che ovviamente non copia, non è riutilizzato da altri franchise, però il font chiaramente rimanda ai primi font delle Tartarughe Ninja. Tutti i font delle Tartarughe Ninja hanno questo aspetto un po' che ricorda un guscio, ma ricorda anche qualcosa di tagliuzzato con una spada, con una forbice. Mi piace davvero tanto che abbiano usato questo font, più del titolo stesso. Il titolo mi sembra un po' troppo schiacciato, un po' troppo stretto. Questo invece, le parole che stanno usando in questo trailer invece mi piacciono. Dall'eterno adolescente Seth Rogen, anche qua una nuova generazione di eroi. Anche qui c'è un'altra citazione, adesso ve la indico subito. Uscirà dalle fogne. Primo piano sul tombino di New York, New York City Sewer. Adesso questo tombino si aprirà, quindi verrà sfondato da sotto, e le Tartarughe Ninja schizzeranno fuori dalle fogne. Anche questo è un rimando alla sigla del 1987, dove appunto il tombino veniva sparato in aria e uscivano le quattro tartarughe. Per qualche ragione che non capiamo, vediamo Raffaello che impugna la spada di Leonardo. Non ci interessa sapere perché, però si può pensare che stiano giocando, semplicemente si stiano mettendo alla prova. È probabile che Raffaello abbia appena finito di sfottere Leonardo perché lui ha le spade e vuole provarle. Ci sta tantissimo come punto di vista. Mi piace anche il look di Raffaello, che non mi piaceva fino ai disegni. Mi piace che abbia questo dente mancante, probabilmente perché si è fatto male, perché è uno scavezzacollo, e ha anche un taglio sul guscio. Questo può ricordare anche la versione delle Tartarughe Ninja del 2012, dove Raffaello aveva appunto il carapace scheggiato. Appunto vediamo Michelangelo, che è chiaramente molto piccolino. Le voci italiane mi piacciono un sacco. In pochissimi secondi capiamo subito il carattere dei personaggi, e non mi riferisco al fatto che Donatello ha gli occhiali, eccetera, ma proprio da quello che esce dalle loro bocche. Lo vediamo subito. Raffaello è un po' il, in un certo senso, bulletto, quello che comunque vuole farsi avanti quando c'è da tagliuzzare qualcosa, da allenarsi. E Donatello è quello intelligente, ma di un'intelligenza che si fa trascinare magari da chi ha un carattere più forte. Sta usando il telefonino per riprendere Raffaello e Michelangelo che giocano, mentre Leonardo è quello che più si preoccupa per gli altri. Nel momento in cui Raffaello appunto fa uscire la stella ninja dal palazzo colpendo qualcosa, Leonardo è
l'unico che si preoccupa, causando anche la preoccupazione delle altre due tartarughe ninja, mentre Raffaello è quello che ha un po', diciamo, lo sguardo menefreghista. Tra l'altro questo Raffaello con gli occhi sempre con le palpebre a metà, un po' da furbetto, mi ricorda tantissimo anche il Raffaello del 1987, che era un po' il Chandler della situazione, cioè quello che faceva battute ciniche. Allora, c'è questo Splinter che per qualche ragione ha una capigliatura afro. Io non capisco perché, siamo nel 2020, per quanto possa essere anziano il topo, mi sfugge, cioè non riesco a capire, non può essere un flashback di lui negli anni 70, non capisco perché gli abbiano dato questo aspetto, o se è solo una particolare scena dove gli hanno cambiato lo shampoo, non lo so. È divertente, dipende un po' dalla figura che avrà Splinter nel contesto familiare delle Tartarughe Ninja. Per esempio in Rise of the TMT a me quello Splinter non mi piaceva, era proprio un vecchio rincoglionito, invece dovrebbe essere un padre, un maestro. Io spero che abbiano tenuto questa versione di Splinter, poi può far ridere, comunque può essere umoristico. Ovviamente è la prima volta che Shrek è paragonato a una tartaruga ninja e non il contrario, dal momento che siamo in un contesto dove Shrek è uscito prima. Questi due che fanno la battuta, questi due umani che fanno la battuta, non so se sono comparse o se saranno Bebop e Rocksteady, non lo so, perché subito dopo c'è una scena in cui ci sono Bebop e Rocksteady. So che è una... Allora, questa scena dove il Sai per qualche ragione si conficca nella gamba di Donatello a me fa spisciare dal ridere. Mi ha ricordato tantissimo la scena di Sventura 2 dove gli arriva una lancia nella coscia. È uguale, non so se è voluta la citazione, ma è fantastico vedere che si possono far male e può essere umoristica la cosa. Non lo hanno mai fatto vedere ovviamente nei cartoni per bambini, perché i bambini rischiano di farsi male facendo delle azioni simili per voler far ridere, ma in un film in sala con i genitori che ti dicono ok, fa ridere però non farlo mai, ci può stare, anche perché appunto da qua si capisce con questo umorismo, con questa scena che può coinvolgere anche un pubblico adulto. Anche il fatto che Leonardo comunque non mantenga il sangue freddo fa vedere quanto sia alle prime armi, nonostante sia, dovrebbe essere il leader del gruppo. Allora, The Laird, c'è un'insegna con scritto The Laird. Peter Laird è uno dei due creatori delle Tartarughe Ninja insieme a Kevin Eastman, quindi questo è un grandissimo omaggio a Peter Laird, che appunto attualmente non ne possiede i diritti, diciamo è tra i due autori quello che ha ceduto prima il manto delle Tartarughe Ninja all'altro autore, Kevin Eastman, però è un grandissimo omaggio a Peter Laird. Questa noi non lo sappiamo, però è probabile che sia April. Perché? Perché ha un giubbotto giallo, è un essere umano e conosce le Tartarughe Ninja e gli sta facendo delle domande come se fosse un aspirante giornalista, quindi potrebbe essere April O'Neil. È afroamericana, spezzo subito una lancia prima che qualcuno dica le solite puttanate che vanno di moda adesso. L'April O'Neil afroamericana è una doppia citazione sia all'ultima versione delle Tartarughe Ninja, quella del 2018, quindi Rise of the TMT, dove April O'Neil era appunto afroamericana, aveva questa capigliatura ricciolina, qui ha dei dreadlocks, però comunque aveva questa capigliatura, aveva gli occhiali anche lì. La versione di Rise of the TMT ricordava un po' di più Irma che April, però ci sta. Ma soprattutto è una citazione a una delle prime versioni fumettistiche di April O'Neil, dove appunto April era afroamericana. Il fatto che loro si
si impuntino sul termine da usare per il mutageno che li ha resi così, è una citazione al fatto, ovviamente noi stiamo sentendo il trailer in italiano, ma l'ho sentito anche in inglese, poi ho qualcosa da dire anche su quello, l'ho sentito anche in inglese, ovviamente si capisce anche dal labiale, quando dicono fluido in inglese è ooze, questo perché nel 1991 è uscito il film Tartaruga Ninja 2 The Secret of the Ooze, e anche lì giocano molto sul fatto che il loro mutageno non era una melma ma era un liquido, un po' anche per come si dice, per differenziarsi dallo slime che andava di moda già da quegli anni, a causa anche dei Ghostbusters che uscivano più o meno negli stessi anni, quindi loro ci hanno sempre tenuto a definire ooze il loro mutageno, e anche qua dicono no, è un liquido, è un fluido, non è una melma, non è un liquido, è una cosa più fluida, e dicono ooze. Come dicevo prima, ho visto il trailer anche in inglese, e sono molto molto contento di avere il doppiaggio italiano, perché se le voci italiane sono azzeccatissime, le adoro tutte e quattro, soprattutto i personaggi principali sono perfetti per il ruolo, per il carattere che hanno le Tartarughe Ninja, mi piacciono esattamente nell'enfasi che danno al proprio personaggio, si capisce il loro atteggiamento, e questa è una cosa fantastica da percepire in pochi secondi di trailer. Per quanto riguarda invece le voci inglesi, le voci originali, sono felicissimo del cast, adesso ve lo vado anche ad elencare, però la voce di Donatello non si può sentire. Sono andato a vedere se era il figlio di qualche raccomandato, invece no, è semplicemente un attore di Nickelodeon, come sapete da Tartaruga Ninja ormai sono in possesso di Nickelodeon, ma l'attore che dà la voce a Donatello è davvero molto più giovane degli altri tre fratelli, stiamo parlando comunque di 2003, 2004, 2005, gli altri tre ragazzi, mentre l'attore appunto che interpreta Donatello credo sia del 2007-2008, non lo so, fatto sta che si sente che ha una voce prepuberale, e non ha assolutamente senso, non ha senso che ce l'abbia Donatello, quantomeno. A questo punto, se devi dare una voce del genere a qualcuno, la dai a Michelangelo. Più che altro fa molto specie che abbia una voce più, passatemi il termine, più femminile, più alta rispetto a April medesima. Stona un pochino. Mi dispiace, però al di là di questo vi posso dire tutti i doppiatori fighissimi di questo film. Abbiamo il maestro Splinter che è doppiato niente po' di meno che da Jackie Chan, spero non si sia offeso del fatto che gli hanno fatto dare la voce a un personaggio giapponese, dal momento che lui è cinese, però gli americani sapete come sono. Seth Rogen dà anche la voce a Bebop, uno dei due scagnozzi appunto di Shredder nella versione originale, non so se saranno semplicemente in giro a piede libero in questo caos mutante, mentre Rocksteady sarà doppiato niente po' di meno che da John Cena, ragazzi. Ma ci sarà anche Baxter Stockman, e sarà doppiato da Giancarlo Esposito, che è perfetto per il ruolo di Baxter Stockman. E c'è persino Paul Rudd che darà la voce a Mondo Geco. Questo significa che in un film di un'ora e mezza, due ore, oltre alle origin story dei quattro protagonisti, ci saranno anche April ovviamente, ma ci saranno Bebop Rocksteady, Mondo Geco, ho visto che ci sarà anche Leatherhead, ci sarà davvero una follia, un caos mutante, ma spero che questo non infici sulla qualità del film. Sappiamo che quando si tratta di live action e ci sono troppi personaggi, non sono in grado di gestirli, Spider-Man 3, Amazing Spider-Man 2, è davvero difficile, a meno che non fai un film lunghissimo. Ma nell'animazione Into the Spider-Verse invece ci ha dimostrato che se le cose sono fatte bene si può fare. Tra gli altri nomi, vi leggo adesso perché potrei sbagliarmi, ci sarà Maya Rudolph, che se la vedete in volto sapete chi è, che doppierà Cynthia Outram. Outram è la razza dei Krang, di Krang, quindi potrebbe essere un'aliena sotto mentite spoglie. Rose Byrne, che è un'attrice australiana, darà la voce a Leatherhead, quindi potrebbe darsi che Leatherhead sia una femmina in questa versione. Ice Cube invece doppierà Superfly, che francamente non so nemmeno le origini di questo personaggio, ma
mi ricordo il giocattolo. Hannibal Buress sarà Gengis Frog, quindi ci saranno anche le rane, ragazzi, mamma mia. Natasia Demetriou, non la conosco, sarà Wang Nat, non conosco nemmeno il personaggio. Ayo e Debiri sarà April O'Neil, e Post Malone sarà Ray Fillet, che è la versione umana di Man Ray, l'uomo razza fondamentalmente. Quindi davvero ci sarà un casino, ragazzi, non vedo l'ora di vedere questo film. Mi hanno davvero messo un hype che non pensavo di avere. Mi sarebbe piaciuto vedere una versione stile film del 1990 di nuovo su questi schermi, però quel film c'è già ed è intoccabile, è fantastico, non è invecchiato per niente. Non mi dispiacerebbe se un domani rifacessero una trilogia con quell'atmosfera, ma per ora va benissimo così, va benissimo vedere un caos mutante del genere che riporta hype, riporta interesse sui miei beniamini. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutto questo, scrivetemelo qua sotto nei commenti oppure negli altri miei social, che sapete dove trovarli qua sotto in descrizione. Io vi ringrazio per aver seguito fino alla fine del video, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.